Caro Junichi Masuda, questo Natale non scrivo a Babbo Natale, ma a te. Scrivo a te che 10 anni fa, sotto quell'albero hai piantato un seme. Un seme che è germogliato, che è cresciuto sempre di più fino a diventare un albero. Un albero gigantesco le cui radici sprofondano nel mio animo. L'albero della passione. Di una passione. Della passione che sotto sotto è anche la tua. Perché quel giorno, Junichi, io lo ricordo bene, e anzi, è il primo Natale che ricordo, quando tra i regali scintillò Pokémon Rosso Fuoco, e io le ricordo le lacrime, ricordo la gioia, ricordo il primo starter, Junichi, io ricordo tutto. Ricordo mio zio che mi guarda giocare, ricordo gli Zubat. Junichi, ricordo gli Zubat. Che ricordi, Junichi? Ma tu ti rendi conto? La mia infanzia, la nostra infanzia si è persa tra i percorsi che tu stesso hai progettato. Ora ci vive, se ne nutre. Non so se mi sono spiegato, Junichi. Vive! Vive! Vive e cresce. È incredibile. Hai dato immortalità alla mia infanzia, l'hai resa grande, l'hai resa matura. Hai fatto un miracolo, Junichi. O meglio, avete fatto un miracolo. Tu e chiunque abbia inserito un singolo pixel, un piccolo tassello in questo grande quadro. Ed io, Junichi, quell'infanzia la vivo ogni volta che premo Start. Ho 18 anni, sì, ma quando accendo la console diventano 10. 10 anni, come Ash. Anche lui non cresce. Lui e noi, per sempre in quel mondo lontano, che lo si voglia o no. Che lo si sappia o no, perché sì, Junichi. A volte quell'albero che piantasti l'ho dimenticato. A volte la mia passione era così insita in me che non l'ho raggiunta, non la vedevo e non c'era una MN che mi schiarisse la via. Ma le passioni rimangono sempre, Junichi. Evolvono, ma non cambiano mai, come diceva qualcuno che mi ha ispirato tanto qui su YouTube. YouTube. Guarda, Junichi, come le passioni ci portino alla grandezza. La mia passione mi ha portato a parlare per migliaia di persone, la tua ti ha portato a molto, molto di più. Per Natale, visto che quest'anno Babbo Natale non ho scritto, vorrei da te e da voi una sola cosa. Vorrei, caro Junichi, che non perdiate mai la vostra passione di vista. Non fatelo perché ricordate che i soldi e la gloria sono prima di tutto semplici passioni. Passioni schernite dagli altri e coccolate nell'intimità, legate a noi stessi. Sono i nostri starter, Junichi. È il fuoco che ci fa ardere di voglia di fare, è l'acqua che ci sciacqua il sangue dalle ferite, è l'erba soffice che ci accarezza quando siamo soli. Io, quando divento campione, non dimentico mai il mio starter, Junichi. Vi prego, non fatelo nemmeno voi. Continuate, vi supplico, a coltivare le vostre passioni, annaffiatele come quell'alberello che piantasti 10 anni fa. Non cambiatele, ma fatele evolvere. Le passioni sono ciò che fa muovere il mondo, non stagnatevi, vi prego. Ve lo chiede un ragazzo di 18 anni, ma che per voi ne avrà sempre 10, e che comunque, succeda quel che succeda, la console la accenderà sempre. Grazie mille. Con affetto, Giovanni.